Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news. Furti su auto in sosta. La polizia individua e denuncia i responsabili. È accaduto a Montevarchi. Sono due giovani, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine. Sono stati denunciati per furto aggravato perché avevano rubato all'interno di alcune autovetture e avevano anche sottratto una bicicletta. Focus sulle elezioni amministrative che hanno interessato i comuni del territorio della provincia di Arezzo. A Caprese Michelangelo vince Marida Brogialdi con l'85,2% dei voti contro il 14,8% di Ginevra Dinelli. A Laterina Pergine la guida del comune passa al centrodestra, la vittoria infatti è andata a Jacopo Tassini con il 57,89%. Mario Francesconi vince a Capolona e si riconferma per la seconda legislatura con il 47,93%. Percorse da solo alcuni chilometri permettendo ai soccorritori di salvare il padre, colto nel bosco da un malore improvviso. Lui è Sebastiano Guazzeroni, di 8 anni, di Paciano, comune della zona del Trasimeno. Il bambino si mise subito alla ricerca dei soccorsi percorrendo a ritroso alcuni chilometri di sentiero. Un'azione la sua che di fatto salvò la vita al padre. A distanza di alcuni mesi da questo episodio, il sindaco di Paciano, Bardelli, ha conferito a Sebastiano un encomio. Presente anche alla cerimonia il padre, Paolo, commosso e ancora incredulo per quanto era accaduto. Queste erano le nostre breaking news.